ho fatto vedere Taranto by night e li ho fatto vedere la sera nel pieno centro di Taranto, in Corso Umberto, intorno alle 21.30, il deserto. Ora è domenica, quindi una giornata in cui la città dovrebbe pullulare, essere piena di turisti. Ci troviamo in Corso Umberto, esattamente tra Piazza della Vittoria e Piazza Garibaldi. È l'ora di pranzo, le 13.30 circa, un deserto assoluto, non c'è anima viva in città, pochissime persone, turisti quasi zero. Ma ditemi di voi, ditemi di grazia, se si può parlare per Taranto di città turistica, se dobbiamo credere alle favole, alle chiacchiere che il sindaco Melucci, vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Fabrizio Manzulli raccontano e parlano di una città, di una nuova Taranto, di una nuova era aperta. Ma cosa? Ma di cosa stiamo parlando? Ma vedete il centro umbertino che è un deserto, che è completamente spopolato. Fate ora una comparazione con Martina Franca, fate ora una comparazione con Lecce e vedrete una realtà completamente diversa. A distanza, ripeto, Taranto Martina, 30 km, Taranto Lecce, 95, 100 km al massimo. Ma questo significa che un'amministrazione che non è capace di creare i presupposti per favorire l'avvento dei turisti, il che comporta questa mancata crescita turistica, crea un danno enorme alle attività commerciali, alle attività di ricettive, ai ristoranti, ai bar. Fatevi un giro, parlo del centro di Taranto, non delle periferie, ristoranti semivuoti di domenica, quando in genere c'è il boom turistico in tutte le città italiane, il sabato e la domenica. Ma ci rendiamo conto? Ma Melucci, dove vivi tu? Ma se hai mai girato l'Italia? Hai mai girato il mondo? Sei mai stato a... visto che vivi a Crispiano, fatti una passeggiata a Martina Franca. E tu, vice sindaco Manzulli, tu parli di sentiment, una nuova attrattiva, un sentimento dell'utenza nei confronti di te. Ma cosa? Con quale sentiment turistico? Qui c'è il deserto. Il fallimento dell'amministrazione Melucci, le favole, gli inganni che perpetrate ai cittadini tutti i giorni e basta. Questa è l'immagine di Taranto. Chi non mi crede, la domenica si facesse una bella passeggiata in centro e verificherà purtroppo che quello che sto purtroppo prospettando è la sacrosanta verità.